Eccoci con Stefano Allocchio, questa volta si parte da Como Stefano, si arriva a Bergamo. Tecnicamente che giro di Lombardia sarà? Comunque ci saranno i migliori qua. Sì, il solito, diciamo che è un giro di Lombardia sempre impegnativo perché supera come tutti gli anni 4.000 metri di dislivello, avremo 25 squadre di cui 18 Pro Tour e 7 Europa Tour. Avremo i migliori corridori al mondo, iniziare da Pogacar che ha già vinto due volte e che cerca di fare la tripletta, avremo Roglic, avremo l'ex campione del mondo Evenepoel, poi avremo altri campioni che sicuramente cercheranno di dare del filo da torcere a Pogacar. Allora, si parte in città, si va verso Cantù e poi, vabbè, si va verso il Ghisallo, ovviamente. Ghisallo l'abbiamo ritenuto da parecchi anni il simbolo della Lombardia, sia facendolo da Bellagio che facendolo da Magreglio, quindi il Ghisallo dentro Lombardia ci deve essere per forza. Poi andremo verso Lecchese Bergamasca e da lì sarà un finale bello tosto, è un finale come quello di due anni fa e come quello anche dell'etappa del Giro d'Italia di quest'anno. Il sindaco rapinese oggi è scatenato, ti ha quasi strappato Stefano. Prossimo anno vorrebbe tre passaggi addirittura sul Sanfermo. Non è una brutta idea, dovremmo cercare ovviamente di limare alcune cose per far sì, ma come dicevo anche io prima. Beh, sarebbe un percorso fantastico. È un percorso, sì, più che altro per far vivere la gente in finale, vedere proprio i Beniamini tre volte e poi vedere la gente che c'era l'anno scorso sulla Valfresca, un giro in più farebbe. Magari per i corridori no, ma per il pubblico è sicuramente uno spettacolo eccezionale. Grazie e buon giro. Grazie a voi.